dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, non prestate fede ad ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni, per assaggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. Da questo potete riconoscere lo Spirito di Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio. Questo è lo spirito dell'Anticristo, che come avete udito viene, anzi è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e avete vinto questi falsi profeti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò insegnano cose del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da ciò noi distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, perché noi avessimo la vita per Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Con l'Apostolo San Giovanni questa sera ci porta ancora una volta nel cuore della verità e della carità, cioè l'amore, che sono due dimensioni assolutamente caratteristiche, ecco, di quello che è Dio nella sua vita. Gesù ha detto di sé: io sono la verità, ecco, e la vita, cioè l'amore. E qui di nuovo questa sera, per la seconda volta, nelle sue lettere sentiamo espressamente dire da San Giovanni: Dio è amore, che non ha mai conosciuto Dio, perché Dio è amore. Quindi, come abbiamo già avuto modo di meditare, San Giovanni ha questa delicatissima bellezza nelle sue lettere, è molto profondo, ma ci invita delicatamente a entrare dentro noi stessi, senza urti, senza violenze, però con una profonda sincerità, semplicemente portandoci alla radice e al cuore dei problemi. Guarda, figlio mio, che se questa cosa in te non c'è, è perché manca qualcos'altro. Quindi è inutile che ti concentri su quello che non c'è, ti senti in colpa, ti sforzi in qualche modo di mettercelo, perché se non c'è qualcos'altro non ci riuscirà. Cuore di metafora: se tu non ami è perché non hai conosciuto Dio, conosciuto nel senso non soltanto intellettuale, l'abbiamo visto tante volte, conosciuto nel senso intimo, esperienziale. E se tu non hai in qualche modo percepito quel poco, tra l'altro, che in questa terra si può percepire di quanto Dio ci ama, tu non ami né lui né il prossimo, ami solo te stesso, e non dell'amore, perché c'è un amore santo di noi stessi. Non per nulla la Sacra Scrittura dice: ama il prossimo tuo come te stesso, perché c'è un amore santo di noi stessi e c'è un amore disordinato di noi stessi. L'amore santo di noi stessi è prendersi cura della nostra anima, che cosa che molto pochi fanno, quasi nessuno. Anzi, la stragrande maggioranza degli uomini sono degli uomini scellerati, cioè nel senso che si fanno tanto di quel male
inconsapevolmente certamente, ma male rimane, che soltanto Dio lo può salvare. Trascorre una vita prendendosi pensiero e cura di tutto meno che della propria anima. E questi purtroppo sono la stragrande maggioranza delle persone che circolano sul pianeta Terra. Allora, se tu non ami Dio e il prossimo, amerai disordinatamente te stesso, perché anche l'amore ordinato di se stessi è frutto dell'amore di Dio ordinato. Cioè, uno si prende cura della propria anima quando ci crede che esiste la propria anima. Inizia a credere veramente che esiste la propria anima quando entra in un rapporto profondo con Dio, quando scopre le cose dello spirito, quando smette di vivere come vivono molti uomini, come se fossero puri animali, cioè semplicemente intenti a mangiare, bere, godere i piaceri che passano, divertirsi, scansare le sofferenze, ecco, e basta. Una vita, insomma, che non ha nulla da invidiare a come vivono i nostri simili del genere dei mammiferi, che mangiano, bevono, dormono, cercano di campare il meglio possibile fino a quando non arriva sarà la morte, solo che per loro sarà la morte alla fine, per noi no. C'è questa piccola grande differenza. Quindi se non ami, questo l'abbiamo già meditato, è perché non hai conosciuto Dio. Ma adesso San Giovanni sta dicendo un'altra cosa. Da questo si distingue lo spirito della verità dallo spirito dell'errore. Quindi come si fa a sapere se noi nella nostra vita stiamo incamminati verso la verità o se stiamo a rischio di errore? San Giovanni dice molto molto semplicemente: i falsi profeti insegnano le cose del mondo e il mondo le ascolta. Adesso vedremo chi sono i falsi profeti. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Ancora lo stesso procedimento, no? Se noi non ascoltiamo, di chi sta parlando San Giovanni? Di sé, degli apostoli. San Giovanni era uno dei dodici. Allora, se noi non ascoltiamo e non camminiamo in perfetta comunione con Santa Madre Chiesa e con tutto quello che Santa Madre Chiesa insegna e rivela, e non è difficile venirlo a conoscere, perché se uno fosse tanto curioso basta comprarsi un catechismo della Chiesa Cattolica, come diceva sempre San Giovanni Paolo II, che è la versione, diciamo così, accessibile a tutti di tutto il patrimonio di fede e di morale della Chiesa. Poi Benedetto XVI ha fatto una forma più breve, un po' più semplificata, con le domandine a domanda e risposta, va bene pure quello. Per gli amanti delle antichità c'è anche il senza l'immortale catechismo di San Pio X, va benissimo pure quello, cioè, ce ne sono per tutti i gusti, tanto la dottrina è sempre la stessa, cambiano le forme, cambiano i modi, cambiano i termini, ma la sostanza è sempre uguale. Ecco, chi non è mosso dallo spirito buono, non approfondisce, non si apre, non sta in un atteggiamento di apertura e di docilità nei confronti del perenne insegnamento della Chiesa, e anche è mal disposto verso coloro che in qualche modo la Chiesa rappresenta, sono i successori degli apostoli, sono i vescovi e i loro collaboratori, sono i sacerdoti. Ecco. E c'è il pericolo, in quel caso, di mettersi in ascolto dei falsi profeti. I falsi profeti hanno due caratteristiche. Primo, portano lontano da Cristo. Sono tutti quanti falsi profeti in realtà, dice San Giovanni, dei veri e propri anticristi. Perché un falso profeta è quello che nega che Gesù è Dio. Ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non riconosce Gesù non è da Dio, questo è lo spirito dell'anticristo,
dice San Giovanni. Quindi essere un anticristo, non, per essere un anticristo non serve, secondo la teologia giovannea, che pure nel libro dell'Apocalisse parla di questa misteriosa figura dell'anticristo, dare a fare chi lo sa quasi le esegesi. Ogni persona che non crede veramente che Gesù è Dio e che Dio si è rivelato, si è fatto conoscere e ci ha parlato veramente di Gesù, è uno spirito anticristico e inevitabilmente ci parlerà delle cose del mondo. Insegnano le cose del mondo e il mondo le ascolta. Cioè, noi oggi più che mai siamo circondati da megafoni che in continuazione ci stanno ubriacando il cervello e la mente di mondanità. Ed è per questo che purtroppo tanti fedeli, anche animati da buone intenzioni a volte, quindi anime buone, anime che cercano il Signore, che magari sarebbero molto molto dietro se lo conoscessero un po' meglio, ma sono probabilmente tratti in errore, sono confusi e al tempo stesso hanno proprio assimilato i veleni del nostro tempo, le mentalità completamente opposte al Vangelo, e devono fare già un lungo cammino, a volte lento e paziente, per arrivarci a certe cose. Io qualche giorno fa, l'ho detto tante volte, ho messo un'altra candelina sui miei sacerdoti, che adesso cominciano ad essere, insomma, non tantissimi, però sufficienti per un pochino di bilanci, no? Se una persona non reinteriorizza alcuni valori e magari li fa propri solo in preda a qualche momento di entusiasmo, interiore, oppure peggio, perché enfatizza troppo certe figure di mediazione, anche sacerdoti, d'accordo, che dicono alcune cose e gli si va dietro così solo perché l'ha detto il sacerdote. Questo non va bene, questo qui. Dice, come non va bene, non bisogna fare quello che dice il sacerdote? Sì, certamente, però basta farlo semplicemente così, perché se poi quel sacerdote che l'ha detto ti diventa antipatico, tu quella cosa non la fai più. E se quella cosa era giusta, tu perdi un valore davanti a Dio, non davanti al sacerdote. Ecco, per cui è molto importante per tutti noi che interiorizziamo profondamente, motiviamo le cose in cui crediamo. Perché se una cosa non ci credo, non ne sono convinto, come dire, anche se fosse buona, e certamente Dio sarebbe contento se non la facessimo, però se non l'abbiamo veramente per profondo interiorizzata, che facciamo? La facciamo per forza? La facciamo per piacere qualche creatura o per compiacere qualche creatura? Giova poco. Potrei fare tantissimi esempi, no? Ma lo Spirito Santo, sono sicuro che a chi sta in ascolto mi rifarà adesso in questo silenzio che vivremo, e che è bene oggi fare un pochino più lungo e tagliare un po', no? Quindi la verità va interiorizzata. Questo è il senso. La Chiesa insegna tante cose e noi dobbiamo stare in ascolto. Molte cose che noi sentiremo dalla Chiesa o dai ministri della Chiesa, molte volte saranno un cazzotto e uno stomaco, oppure delle cose che noi pensiamo, ma questo che dice? Ma ti pare che ancora ci hanno appresso queste cose? È normale questo qui, perché noi adesso siamo in un mondo che è completamente scristianizzato, ci sono passato pure io, quindi abbiamo respirato queste cose qua, quindi è ovvio, ecco. Però nel cammino di conversione noi dobbiamo, ecco, interfacciarsi con Gesù come persone antiche, cioè, bene, ho capito, la Chiesa dice questo, io non lo vedo tanto bene, aiutami, pensiamoci, ci meditiamo sopra, ne parlo, chiedo, ecco, in modo tale che quella cosa diventi mia e non me la tocca a nessuno. E se cambia parroco non succede niente, se cambia vescovo non succede niente.
niente, e se cambia Papa non succede niente, perché le cose non si fanno perché le dice il Papa simpatico e invece non le dice il Papa antipatico, perché le dice il Vescovo carismatico e non le dice il Vescovo carismatico, perché le dice il prete bravo e santo e non le dice il prete. No, le cose si fanno se sono nella verità e non si fanno se non sono nella verità. E questo è un dato oggettivo che va oltre le singole persone, così come il patrimonio di fede e di valore della Chiesa va oltre tutti i pastori, tutti quanti, che adesso devono essere tutti sottomessi, dal Papa fino all'ultimo dei battezzati. Bene, adesso facciamo un pochino di silenzio perché lo Spirito Santo ci aiuti a entrare dentro noi stessi e a metterci davanti a Gesù in autenticità di cuore, perché la nostra fede possa diventare sempre di più vissuta e coscientizzata. Sia lodato, adorato, ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento.